Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 21 maggio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Molto di nuovo sul fronte. Planetario. Se sul fronte occidentale, come titola il romanzo di Erich Maria Remarque, non accade nulla di nuovo invece c'è su quello planetario e tutto a vostro favore. Marte, il pianeta rosso, che vi ha pizzicati per varie settimane, rientrando in Leone torna amico, più focoso, generoso e orgoglioso che mai. A dargli corda anche la Luna in Gemelli, che l'attizza col suo elemento, l'aria, ponendovi in posizione mediatrice rispetto a Plutone acquariano, già pronto a scagliare le sue munizioni contro il vostro governatore, signore della guerra e dell'eros. Se ieri sera siete crollati per la stanchezza, stamani il disagio sarà già dimenticato, pronti, anzi prontissimi per una gara sportiva condivisa con gli amici, alternativa piacevole la maratona dell'amore. Un rapporto che si basa esclusivamente sulla fisicità senza nessuna base di amore e di affetto. Nella coppia non c'è stima, c'è inganno, c'è rischio di essere ingannati. Attrazione fisica nel rapporto, un partner carismatico, magnetico ma che non ama. Inganni nella coppia, incertezze, trabocchetti di rivali, tradimenti, menzogne e bugie. Buone nuove su molti versanti, soprattutto sul lavoro e per il lavoro potrebbero arrivare proprio nel pomeriggio notizie interessanti. Avete buone opportunità di rivedere e risentire persone che non vedete da tempo, cercate di non serbare rancori inutili e soprattutto guardate avanti e tirate dritto per la vostra strada. Oggi riceverete con ogni probabilità una gran soddisfazione, una piccola rivincita con chi vi ha da sempre maltrattato. Non infierite però. Vantaggi da investimenti, anche se piccoli, se avete intenzione di investire in qualcosa, oggi è il momento di farlo. Se avete una relazione clandestina è venuto il momento di valutare attentamente cosa state facendo e cosa vi aspettate da questa relazione. Potreste scoprirvi stanchi di averla e decidere per uno stop. Oggi non cercate aiuto in amici o parenti, è un giorno poco adatto per chiedere piaceri e qualche porta potrebbe chiudersi lasciandovi l'amaro in bocca e tanta delusione. Ti sentirai contento, soddisfatto. Un'amica anziana ti darà dei buoni consigli. Sarai attraente. Un tuo desiderio potrà avverarsi o ci sono ottime possibilità che si avveri presto. Forte intuito. Non ascoltare gli altri più di tanto. Fai le cose a modo tuo. Soldi. Potrai incontrare una persona che non vedi da molto tempo. Emotività. La vostra percezione del mondo al momento è troppo scura, cercate di ravvivarla un po' e vedrete che il vostro partner sarà la persona giusta per aiutarvi. Non abbandonatevi a facili sentimentalismi, perché fino a quando tutto non sarà finito, non potrete né gioire né disperarvi. Soprattutto se fate un lavoro che vi mette in contatto con il pubblico, dovrete essere molto pazienti e non dovrete farvi assalire dalla rabbia. Non è realistico che lavoriate così tanto, non siete robot e la stanchezza potrebbe avere il sopravvento sulle vostre capacità. Novità assoluta è l'ingresso del vostro pianeta a nome tutelare, Marte, ovvero il greco Ares, nel segno amico fraterno del Leone. Il pianeta da questo momento e fino a luglio vi irradierà i suoi influssi di energia e vigore. Marte è anche il pianeta della tonicità muscolare e dello sport, adesso vi consente di mettervi alla prova nelle vostre discipline preferite. Al top il gioco del calcio, seguito di stretta misura dal tennis. Domenica frizzante per varie ragioni. Innanzitutto il vostro astro guida Marte esce dalla quadratura per passare il Leone. Segno di fuoco buon amico del vostro, ma anche della Luna empatica e giocosa in Gemelli, per di più legata al magnetico Plutone da un trigono d'aria, tutti autori di una giornata disinvolta, dinamica, divertente. Unico fattore contrario un filo di stanchezza al mattino appena svegli e i piedi indolenziti la sera, un po' per colpa di Saturno pesante in dodicesima casa, un po' per via delle calzature inadatte alle attività previste dalla giornata. Amore ed Eros. Bella la compagnia del partner, dei vostri figli o degli amici coi quali amate disputare gare sportive, andare al cinema o a ballare. Intorno a voi,
Ambiente simpatico e bella gente, che stimola la vostra curiosità, ideale per fare incontri e ampliare il panorama delle vostre conoscenze. Frizzante anche una dichiarazione d'amore, magari lascerà il tempo che trova, ma come insegna il filosofo Carpe Diem. Senza un riferimento concreto, negli affetti e negli obiettivi, il rischio che si manifesta, e che va evitato con ogni forza, è quello di sentirsi, di punto in bianco, molto solo. Una fase di apertura e comunicazione con la vostra dolce metà vi aiuta a stemperare qualche piccola ombra che è passata, allontanandosi poi nei giorni scorsi. Una buona combinazione di intesa erotica con l'accordo pieno dei sentimenti vi avvicina a raggiungere l'armonia. Lavoro e denaro. In escursione alla scoperta di luoghi e storie stimolanti, lo sport movimenta la giornata, il ballo la notte. Segno che siete davvero instancabili. Carichi voi, carichi gli amici che vi accompagnano, la forza è già al massimo, ma ricordate che l'unione la potenzia. Giornata di routine, senza grandi slanci. Sempre le solite facce, le solite mansioni, la solita noia. Per fortuna i colleghi sono simpatici e svolgendo il vostro lavoro riuscite a farvi qualche risata. L'aspetto ottimale tra Marte e il Sole che si verifica nel giorno finale del Toro e in quello iniziale del Leone, i vostri buoni amici fidati sulla ruota dello zodiaco, contribuisce a creare un avanzamento nella carriera o un momento di grande fortuna nella vostra professione. Strutturazione di progetti pensati in precedenza e dinamica costruzione di nuove piattaforme sono previste, specie se avete un'attività autonoma. Ne sentiranno maggiormente i benefici gli aretini nati tra il 21 e il 29 di marzo. Benessere. Splendida forma, tonici e pimpanti, appena approdati nella località dove trascorrerete il fine settimana, presumibilmente la seconda casa di qualcuno del gruppo, niente abbiocchi, la giornata è vissuta intensamente minuto per minuto. Se avete i piedi delicati, buona norma utilizzare calzature leggere, traspiranti e soprattutto comode. Troppo concentrati su quei piccoli fastidii quotidiani. Resistete un po', ne siete in grado. Per lei, parlando di figli in gruppo con gli amici, attenti a non sfiorare argomenti esplosivi, a volte per difendere i propri cuccioli si finisce inconsapevolmente per criticare quelli altrui e quando gli affetti diventano materia scivolosa. Meglio defilarsi cambiando argomento con eleganza. Per lui, amici fraterni nella vita, ma quando si disputa una partita diventate avversari. Difficile scindere i due ruoli, ecco perché spesso la partita finisce con una patta. Colore delle emozioni, rosso fuoco. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 9. Finanze, 10. Benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo!